Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle differenze che ci sono tra stampare un pezzo con tecnologia Multijet Fusion in modalità Fast oppure in modalità Top Mechanical. Ci siete? Andiamo a vedere! Ma prima di addentrarci nella descrizione delle varie modalità di stampa, facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a capire esattamente cos'è il nylon PA12. Comunemente detto, come? Poliamide? Io avrei detto più il miglior amico dello stampatore in 3D. Principalmente il nylon è una delle plastiche più utilizzate nel settore dell'additive manufacturing, proprio grazie alla sua durevolezza e al suo alto rapporto tra resistenza e peso. Per spiegarvi un po' la storia del nylon, mi travesto un attimo da Alberto Angela e ve le illustro. Nato agli inizi degli anni 40, il nylon è stato utilizzato soprattutto nelle gare del... Ma no! È nato agli inizi degli anni 40 ed è stato utilizzato principalmente nell'industria tessile, specialmente per la produzione di calze femminili. Poi, data la sua ottima resistenza all'usura, è stato utilizzato sempre in più settori, fino a diventare una delle plastiche più utilizzate in tutta l'industria. Quindi il nylon, specialmente il PA12, stampato con tecnologia Multijet Fusion, rende un oggetto con proprietà meccaniche isotrope su tutti i tre assi, X, Y e questa maledetta Z che non riuscirò mai a pronunciare. Parlando di Multijet Fusion, se non l'avete visto vi invito a vedere il mio video dove spiego appunto le varie modalità di stampa 3D più utilizzate attualmente, tra cui anche la MJF. Vi lascio il link qua sopra. Vi starete chiedendo cosa si intende per proprietà meccaniche isotrope. Bene, con il termine isotropo si intende un corpo che, sollecitato da un determinato fenomeno fisico, come ad esempio una trazione, presenta caratteristiche uguali in tutte le direzioni. Facciamo un esempio molto semplice. Preso un pezzo stampato in 3D con tecnologia Multijet Fusion, la sua resistenza meccanica alla trazione sarà identica su tutti gli assi, quindi lo posso tirare indietro, spingere in avanti, a sinistra, a destra, oppure tirare verso l'alto, non cambia nulla. Nei pezzi stampati in FDM, invece, la resistenza meccanica sull'asse Z sarà sicuramente inferiore. Bene, passiamo all'argomento di oggi. Magari approfondiremo la questione materiali in uno dei prossimi video. Ma qual è la differenza tra la stampa MJF in modalità Fast o in modalità Standard, Top o Top Mechanical? La modalità Fast è la modalità più rapida ed economica. In questo modo la stampante cerca di massimizzare tutti i tempi morti e crea strati di materiale più spessi del normale, ad esempio di 11 centesimi di millimetro contro i normali 8 centesimi. Tutto questo genera un contenimento dei tempi e dei costi notevole ed è chiaramente molto valido, se non fosse che le proprietà meccaniche superficiali, come ad esempio il grado di finitura, risultano essere diverse dallo standard. Questa è quindi la modalità preferibile per pezzi che non devono avere o fini estetici oppure non devono subire carichi meccanici notevoli, quindi devono essere praticamente statici. La modalità Top Mechanical invece ti offre la miglior qualità di stampa ottenibile con la tecnologia MJF. Si producono infatti pezzi con tolleranze dimensionali di 2 decimi di millimetro grazie allo spessore dei vari layer di 80 micron e una maggiore qualità dei dettagli sull'asse X e Y. Ma soprattutto gli oggetti stampati in modalità Top Mechanical avranno delle performance maggiori in termini di resistenza meccanica. Facciamo un piccolo esempio. Questo è un pezzo stampato in modalità Fast, mentre questo è un pezzo stampato in modalità Top Mechanical. Andando ad applicare la stessa pressione su entrambi i pezzi, si vede perfettamente quale dei due ha maggiore resistenza meccanica, cioè quello che non si spezza. Bene, per oggi è tutto. Se questo video ti è stato utile e ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutte le nostre attività e tutti i nostri nuovi video. E ti ricordo anche di seguirci sui nostri canali social. Ciao a tutti e buona stampa 3D!